questa è la località Piano dello Schiavo, e andiamo a verificare, fra virgolette, la discarica dei rifiuti solidi urbani di questo comune. La discarica si trova a sud del paese ed è ubicata sul lato destro della statale 105, sul ciglio del solito vallone, circondato da entrambe le parti da oliveto. Ma andiamo a verificare di persona. Questo, ripeto, è il rettilineo della nuova contrada, Piano dello Schiavo, un recente insediamento urbano. Qua siamo ad un'altitudine di circa 480 metri sul livello del mare. Geppino, ritieni di dover passare per Pirmo Centro oppure prendiamo la circonvallazione sulla destra? Cosa dici? Ah, proviamo a passare a Pirmo. Ah, in paese, sì. Ecco, prendiamo adesso a sinistra e quindi attraverseremo il centro abitato di Pirmo. Pirmo, come sapete, è uno dei quattro paesi del mandamento di Lungro. Lungro è il capoluogo di mandamento, poi Altomonte, Acqua Formosa e quindi Pirmo. Questo viaggio, il mandamento, per questo servizio l'uomo e l'ambiente, conclude questa nostro zio. Sono circa le ore 13 di domenica 9 luglio 1989 e la nostra troupe si sta recando appunto presso la discarica di Pirmo. Questa è la piazza principale del paese, sulla sinistra il palazzo Gramazio. La discarica è a circa un chilometro da questo punto. Questo che vedete sulla sinistra è il palavetro, una sorta di luogo di convegni, costruito di recente dall'amministrazione comunale. Sulla destra c'è la villetta comunale. Anche qui un'oasi di verde, non ai livelli che abbiamo visto precedentemente, naturalmente. Fra qualche metro dovremmo vedere il posto della discarica. Se non andiamo errati dovrebbe essere a qualche decina di metri proprio dietro questa curva. Preghiamo Geppino di mantenere la destra, ci accostiamo. Ecco, prendiamo questa stradina
Questa è la discarica di Firmo. Discarica incontrollata, quasi sulla statale 105, e notate la problematica affrontata dal nostro servizio, come si evidenzia anche in questa circostanza. Puoi fermarti, Geppino. Qua è proprio a strati, Geppino, vedi? Là in fondo ce n'è un'altra, guarda. Sì. Addirittura, guarda qua, rottami di auto, qua siamo proprio ai limiti della decenza, direi. Eppure siamo a pochi metri dalla statale 105. Nota che grossa problematica che esiste. Ma almeno qui non ci sono fumi, evidentemente viene coperta l'immondizia con questa.